Buon pomeriggio a tutte e a tutti, buon anno, buona ripresa, buon inizio delle attività scolastiche. Questo è un momento ancora delicato per le scuole, per le famiglie, i bambini e le bambine, quindi vi ringraziamo di essere qui ancora oggi e speriamo veramente che questo appuntamento, così come gli altri che seguiranno nel mese di febbraio e nel mese di marzo, vi siano utili nell'insegnare e quindi siano una facilitazione in qualche modo per la vostra professione, allo stesso tempo che riescano a garantire un'esperienza educativa valida ai vostri studenti e alle vostre studentesse. Oggi nello specifico parleremo di educazione civica, quindi un insegnamento che sapete bene è molto importante. E lo faremo tentando di dare degli spunti molto concreti rispetto a come questo insegnamento può essere realizzato in maniera anche accattivante per i bambini, per le bambine, i ragazzi e le ragazze. Lo faremo insieme a Roberta Salzano, che è la coordinatrice dei laboratori di cittadinanza per Fondaca, e insieme ad Amélie Franchin e Maria Baldieva, che sono esperte di sostenibilità ed educazione alla sostenibilità di Afuture. Lascio la parola quindi a Roberta Salzano. Il webinar, scusate, piccola introduzione, la struttura del webinar è la stessa di tutti gli altri, quindi ci sarà una parte destinata agli interventi delle relatrici e poi una parte finale di domande. Quindi a questo punto lascio la parola a Roberta e possiamo cominciare. Grazie. Eccomi, mi sentite? Si vede lo schermo? Mi date conferma di questa cosa? Perfetto, Sì, Roberta, tutto a posto, grazie vai. mille. Allora, riduco questo. Perfetto. Se ci riesco, aspettate, perdonatemi, che mi ho fatto le prove, ma non sono affatto brava, penso essere. Ok, buon pomeriggio a tutte e tutti. Io appunto sono Roberta Salzano. E collaboro con Fondaca, Fondazione per la Cittadinanza Attiva, che è un think tank che ha sede a Roma. E in particolare mi occupo della programmazione e del coordinamento dei laboratori di educazione alla cittadinanza che la Fondazione svolge, che ha attivi in una serie di scuole sul territorio nazionale. Oggi sono qui chiamata appunto a darvi alcuni spunti, alcuni suggerimenti rispetto all'insegnamento dell'educazione civica. Lo farò a partire ovviamente dalla nostra esperienza di laboratori con studenti e con docenti, quindi con vostri colleghi. Prima però di fare questo, volevo aprire una parentesi rispetto, se ci riesco sempre, ecco, all'importanza dell'educazione civica, all'importanza di questa tematica, al crescente interesse rispetto appunto a questa questione. Una questione, una materia che ha assunto nel corso degli ultimi anni soprattutto un carattere trasversale, quindi si parla di educazione civica non soltanto relativamente all'ambiente della scuola, quindi non ne parla soltanto la comunità educante, ne parlano un po' tutti, quindi esponenti politici, fino anche leader religiosi, responsabili delle organizzazioni della società civile, ne parlano perché l'educazione civica ha assunto nel corso degli ultimi anni le sembianze, insomma, la forma di qualcosa che si ritiene manchi ai giovani, quindi ai giovani non soltanto intesi come studenti, ma in generale questa mancanza generalizzata di senso civico che è attribuita ai giovani. Questa responsabilità viene quindi per certi versi scaricata sul sistema scolastico. Questo è risultante non soltanto da analisi di ricerche della Fondazione, ma anche semplicemente appunto nel rapporto con i docenti, con i vostri colleghi, nel corso dei nostri interventi di formazione e
laboratoriali, perché si ritiene che l'investimento, insomma, su l'insegnamento dell'educazione civica possa per certi versi risolvere alcuni problemi di carattere non soltanto culturale, ma anche sociale. Quindi diciamo che l'educazione civica e tutto ciò che riguarda l'educazione civica, che di fatto coincide con la missione dell'intero sistema scolastico, dall'altra parte è allo stesso tempo materia di studio, quindi oggetto e soggetto di insegnamento di educazione formale. E l'educazione civica, ricordiamo, a scuola si fa da sempre, ha subito tutta una serie di nomenclature diverse, ma è sempre stata presente come materia di insegnamento all'interno della scuola italiana, almeno dal 1958. Quello che non si sa e quello che un po' rappresenta qualcosa di incongruente, se così vogliamo dire, è che a questo eccessivo, per certi versi, comunque questo alto livello di aspettative, questa grande attenzione crescente peraltro negli ultimi anni rispetto all'educazione civica, corrisponda per la verità una mancanza di informazione rispetto a ciò che effettivamente a scuola si fa. A partire da questo presupposto, partendo quindi da questa idea, Fondaca ha qualche anno fa, nel 2018, svolto una ricerca, quindi studiando i piani di offerta formativi e un po' la comunicazione degli istituti, in questo caso erano scuole secondarie di secondo grado, rispetto appunto ai progetti che queste scuole svolgevano di educazione civica. Ci si è resi conto che appunto le scuole fanno educazione civica, più del 60% delle scuole faceva dei progetti che all'epoca, appunto, dicevo, rientravano nell'insegnamento di cittadinanza e costituzione, quindi come si chiamava l'educazione civica fino a pochi mesi fa. Quello che emerge è per l'appunto una ampissima gamma di contenuti, quindi tantissime tematiche si fanno rientrare nell'educazione civica, appunto dalle caratteristiche della cittadinanza democratica, forme di Stato, forme di governo, fino alle regole di buon comportamento, quindi raccoglie tutto questo l'educazione civica. Dall'altra parte abbiamo rilevato invece una carenza di senso unitario, quindi tantissime cose in questo grande contenitore dell'educazione civica. L'altra caratteristica poi che vi riportavo appunto rispetto a questa ricerca condotta dalla Fondazione è un utilizzo enfatico della cittadinanza attiva che sembrava connotare una somma appunto di qualità, come se la cittadinanza, quindi parlare semplicemente di cittadinanza, non bastasse. Vi riporto in questa slide per l'appunto questa varietà di temi trattati, che peraltro sono elencati in misura decrescente, quindi la maggior parte dei progetti di educazione civica, secondo appunto questa ricerca della Fondazione, riguardava l'educazione alla legalità e la lotta alla criminalità, più del 26% dei progetti, e così via. Poi memoria storica, sviluppo sostenibile, una varietà di tematiche appunto che vanno dall'educazione finanziaria ai diritti umani e il cyberbullismo e così via. Questa complessità, questa varietà di tematiche poi si riflette anche sui tipi di attività che venivano realizzate dalla scuola. Quindi si tratta, nella maggior parte dei casi, più del 76% dei casi, di incontri con soggetti esterni alla scuola, quindi con soggetti terzi, e quindi la partecipazione del gruppi classe, degli studenti e delle studentesse ad incontri, dibattiti, convegni, conferenze e così via. E poi tutta una serie di attività che leggete appunto ancora una volta riportate in ordine di percentuale, attività che di fatto sono attività extracurricolari, quindi tendenzialmente si rivolgono a tutta la platea scolastica, ma dipendono anche dall'adesione dello studente a tali iniziative o meno. Quindi l'educazione civica è questo, appunto, ripeto, grande contenitore di differenti iniziative che peraltro i cui effetti in termini, diciamo, di contenuti, quindi di apprendimento, non venivano registrati ed erano lasciati tendenzialmente all'autonomia, alla gestione autonoma degli istituti scolastici. Cosa cambia con la legge 92 del 2019, quindi la legge che si dice, diciamo, introduca l'insegnamento scolastico dell'educazione civica? Per la verità lo riforma appunto e sistematizza un po' tutta la tematica.
che ripeto, è sempre stata oggetto di insegnamento nella scuola pubblica italiana, l'insegnamento dell'educazione civica diventa dichiaratamente trasversale. Quindi viene tant'è affidata in cotitolarità a docenti a seconda del curriculum, quindi diversi docenti. Viene previsto comunque la presenza di un docente con funzioni di coordinamento e soprattutto diventa materia oggetto di valutazione autonoma di profitto. L'altra cosa, diciamo, interessante di questa legge è che viene attribuito anche un monte ore minimo riservato a questo insegnamento, che sono le 33 ore annue, che riflettono le 33 settimane dell'anno scolastico, diciamo, ordinario, tradizionale, e per la verità definisce anche i contenuti. Lo fa in particolare nell'allegato A, quindi con le linee guida che definiscono i contenuti dell'educazione civica, che per la verità un po' eredita la complessità della tipica, insomma, di questa educazione civica. Quindi, come vedete, riporta un po' tutti i temi che avevamo rilevato anche nella ricerca, però appunto li sistematizza selezionando tre macro temi, quindi sì, fondandosi questi tre pilastri che sono la conoscenza della Costituzione, lo sviluppo sostenibile, quindi tutto estremamente legato agli obiettivi dell'Agenda 2030 dell'ONU, ed infine competenze in materia di cittadinanza digitale, quindi utilizzo consapevole e responsabile dei mezzi di comunicazione virtuali. Facevo questa premessa sull'educazione civica prima di raccontarvi invece la nostra esperienza di laboratori di cittadinanza, perché per la verità da questi presupposti, diciamo, parte la nostra organizzazione di laboratori di cittadinanza, appunto dalla necessità di rilevare un contenuto chiaro, quindi di partire da un contenuto chiaro, un contenuto teorico chiaro, che possa trasporsi in una didattica che sia coerente, che quindi si trasformi in una didattica coerente. Per noi, quindi, l'educazione civica, che ripeto è questo grande contenitore, non può che partire dalla cittadinanza democratica, quindi è questo il nostro riferimento primario. I contenuti della cittadinanza democratica sono stati da Fondaca sistematizzati nel dispositivo della cittadinanza democratica, che, diciamo, vedete qui rappresentato in questa slide. Parliamo di dispositivo perché, a nostro avviso, la cittadinanza, esattamente come un dispositivo, ha delle funzioni, ha degli scopi, e quello della cittadinanza democratica è quello di assicurare inclusione, coesione e sviluppo, quindi di favorire l'accesso di soggetti esterni all'interno della società, della comunità politica, di rafforzare, di favorire, diciamo, una vita comune grazie alla presenza di legami significativi, e ovviamente di tendere allo sviluppo, quindi inteso come maggiore dignità, uguaglianza e benessere. Il dispositivo della cittadinanza, appunto, come ogni dispositivo che si rispetti, ha delle componenti che sono le vedete qui disegnate per certi versi, riportate in questa immagine: l'appartenenza intesa come status e identità, quindi l'essere riconosciuti, lo status di cittadino, essere riconosciuti cittadini dallo Stato e dai soggetti esterni, il sentirsi cittadino, quindi il versante, diciamo, cognitivo dell'appartenenza all'identità, i diritti e doveri relativi appunto a questo status, a questo essere cittadino, ed infine la partecipazione, che è la cifra democratica, ciò che rende appunto democratica la cittadinanza. E questo, diciamo, è il quadro dal quale noi siamo partiti per la realizzazione, per la programmazione dei laboratori di cittadinanza che appunto stiamo portando avanti in alcune scuole. A partire dal dispositivo abbiamo progettato dei percorsi teorici pratici che permettano agli studenti, come pure ai docenti, perché c'è, diciamo, una doppia previsione di laboratori per docenti e per studenti, dicevo, che consentano a studenti e studentesse e docenti di approfondire, di sperimentare queste
concretamente questi aspetti della cittadinanza, queste vie di accesso, queste porte di accesso alla cittadinanza che sono appunto le componenti del dispositivo della cittadinanza. Lo scopo è quello non soltanto di approfondire da un punto di vista contenutistico, quindi di competenze, accrescere le competenze civiche dei nostri studenti e studentesse, ma soprattutto di favorire degli atteggiamenti, delle prese di posizione da parte di questi. Il percorso più o meno è così definito, appunto riportavo i moduli tematici, si suddivide in moduli, ciascun modulo prevede uno o più incontri a seconda appunto della complessità che si vuole dare al percorso, al target di riferimento, al tempo che si ha a disposizione e così via. Quindi un primo modulo riguarda il dispositivo della cittadinanza democratica, quindi un primo approccio al dispositivo tout court, quindi un primissimo approccio appunto ai temi della cittadinanza, per poi consentire un affondo maggiore sulle diverse componenti, quindi la componente prima dell'appartenenza, la componente dei diritti e doveri e della partecipazione, e concludere poi con la formalizzazione dell'apprendimento. Il repertorio delle attività di Fondaca che riguardano appunto questi vari moduli è, posso dire, abbastanza vario, abbastanza ampio. Consta di circa di più di 30 attività che, per la verità, sono sempre un po' in divenire, in corso d'opera, nascono nuove attività, anche perché spero che poi sia abbastanza chiaro, insomma, il mio intervento. Vedrete che le stesse attività possono essere realizzate in una molteplicità di modalità diverse, quindi, e soprattutto sono applicate ai contesti, insomma, che ci troviamo davanti in maniera diversa. Io ora procederò ad un rapido, diciamo, esemplificazione di un percorso appunto che Fondaca realizza nelle scuole, portandovi degli esempi che sono relativi a ciascuno dei moduli che appunto ho presentato. Per quanto riguarda il primo modulo, quindi di introduzione alla cittadinanza, al suo dispositivo, vi riporto, sperando diciamo che sia utile per darvi degli spunti, insomma, per appunto approcciarsi all'educazione civica, all'insegnamento dell'educazione civica, l'esempio dell'attività che noi chiamiamo la scatola degli oggetti della cittadinanza, dove il tema, che poi è un po' trasversale, vi dicevo, in tutto il laboratorio è la cittadinanza nella vita quotidiana degli studenti e delle studentesse. Si tratta di un'attività in cui vengono associate delle immagini e degli oggetti che appunto sono contenuti in questa scatola che ora vi descriverò, della vita quotidiana appunto agli aspetti della cittadinanza. Queste immagini ed oggetti, appunto, dicevo, sono inseriti in questa scatola, sono stati da noi inseriti in questa scatola, quindi troviamo all'interno oggetti che riferiscono alla cittadinanza intesa come appartenenza, quindi ad esempio il passaporto, oppure allo status, oppure alla partecipazione, quindi penso alla tessera elettorale, a volantini di associazioni di cittadinanza attiva, oppure di tessere elettorali e così via. Questi oggetti vengono posizionati in uno spazio che, nel caso di specie, diciamo, della fotografia, era un corridoio, ma semplicemente, banalmente, in aula oppure in palestra, vengono posizionati lontano, diciamo, dal gruppo classe, dal gruppo degli studenti e delle studentesse, che vengono suddivisi in microgruppi al loro interno, ciascuno del quale nomina un referente che terrà conto, diciamo, di ciò che verrà selezionato poi dai propri colleghi e dalle proprie colleghe, e questa attività si svolge come un gioco alla staffetta, quindi gli studenti e le studentesse raggiungono questi oggetti con lo scopo, quindi con l'obiettivo che ovviamente gli viene detto nel momento, diciamo, di inizio dell'attività,
di rilevare, quindi tra i vari oggetti, di selezionare uno che sia a loro avviso relativo, appunto, che abbia a che fare con la cittadinanza, e quindi poi proseguire così con una turnazione in un gioco alla staffetta con i propri colleghi. Preferibilmente si chiede agli studenti di selezionare oggetti diversi, ciascuno poi ovviamente dovrà spiegare il perché ha scelto esattamente quello e perché lo associa alla cittadinanza, con un'eventuale attribuzione anche di punti per oggetti selezionati, diciamo, con cognizione di causa o meno, perché per la verità, appunto, un po' forse. Lo dicevo sin dall'inizio, il facilitatore, il docente che svolge questa attività, alla fine dell'attività stessa, quindi in fase di restituzione, dovrà chiarire agli studenti che per la verità tutti gli oggetti che erano presenti, insomma, nella scatola, che erano stati mostrati loro, facevano riferimento alla cittadinanza. Quindi, a mio avviso, questa attività, appunto, la riportavo perché è interessante. Perché innanzitutto è un'attività appunto di icebreaker, quindi molto, molto giocata con delle caratteristiche appunto di movimento, di gioco, ma soprattutto ci permette di, come dire, cogliere la sensibilità degli studenti rispetto a queste tematiche, pur dicendo poco rispetto alla cittadinanza stessa. Quindi, a seconda poi di quanto si è detto meno della tematica che è stata selezionata, si può poi procedere, per esempio, all'attribuzione di ciascuno di questi oggetti alla relativa componente o meno. E la cosa interessante è che a volte, diciamo, sorprendendo anche noi stessi, gli studenti e le studentesse abbiano rilevato, diciamo, degli oggetti e abbiano descritto, insomma, un legame ad una componente alla quale, diciamo, noi non avevamo pensato. E quindi è un'attività molto interessante sia nello svolgimento che poi in fase di restituzione. Per quanto riguarda il modulo 2, quindi sull'appartenenza intesa come status e identità, vi dicevo prima, quindi sull'essere e il sentirsi cittadino, vi dicevo appunto che il repertorio è piuttosto vasto. In questo caso vi ho portato un esempio di un'attività che guarda l'appartenenza come identità. E in particolare l'identità dei luoghi. In questo caso l'attività si svolge con una visita guidata al quartiere, che è il quartiere tipicamente della scuola, oppure il quartiere di residenza degli studenti. Quindi anche in questo caso abbiamo un'attività che si svolge in più fasi. Una prima di programmazione del percorso da parte della stessa classe, che può quindi selezionare, può scegliere il quartiere, il luogo che ha piacere, insomma, visitare, comunque ha piacere analizzare per certi versi, perché poi diciamo, la fase centrale di questa attività è questa visita. Al quartiere di riferimento, al luogo che è stato selezionato, una visita che per certi versi è guidata, diciamo, è facilitata tramite l'attribuzione di una griglia di osservazione nella quale vengono segnalati alcuni punti, alcuni elementi che si chiede agli studenti e alle studentesse di osservare. Quindi, ad esempio, tutto ciò che riguarda gli arredi urbani, i murales, vedete qui l'esempio in questa foto a destra di un murales che ora non c'è tempo per spiegare, ma racconta esattamente l'identità del quartiere, dei suoi personaggi, della sua storia, insomma, la sua tradizione, eventuali sedi di associazioni, di partiti, oppure barriere architettoniche, o anche semplicemente chiedendo alla classe di focalizzare l'attenzione sulla toponomastica del quartiere. Anche qui è molto interessante perché spesso accade che un quartiere che è abitato quotidianamente dagli studenti e dalle studentesse viene letto, diciamo, con questa lente diversa, sotto un'ottica diversa. E anche in questo caso, ovviamente, l'attività si conclude con una restituzione, poi una volta tornati in classe, quindi un dibattito su ciò che si è rilevato, eventualmente se si sono attribuite delle griglie di osservazione a gruppi diversi, che cosa ha rilevato ciascun gruppo, ed eventualmente poi si può fare anche un discorso, diciamo, di comparazione
tra questo quartiere, quindi eventualmente quello di residenza piuttosto che quello della scuola, e altri quartieri che si ritiene, diciamo, conoscere meglio oppure che si vogliono appunto visitare. Proseguo invece con un esempio che vi riporto sul modulo 3, che riguarda appunto la componente dei diritti e doveri dei cittadini. E vi riportavo l'esempio di questa attività che abbiamo chiamato le carte della Costituzione, il rubarticolo. In questo caso, come un po' succedeva con la scatola degli oggetti della cittadinanza, abbiamo bisogno di un minimo di materiale per organizzare questa attività. Per la verità, un materiale che mi sento anche di suggerire. Produrre in un intervento precedente, in un incontro precedente con la stessa classe, con gli stessi studenti e studentesse, e abbiamo bisogno tendenzialmente di due mazzi di carte, un mazzo di carte che ha a che fare, che riporta, diciamo, gli articoli della parte prima della Costituzione italiana, quindi appunto diritti e doveri dei cittadini, gli articoli dal 13 al 54, e dall'altra parte un mazzo, diciamo, di immagini che sono riferibili a questi articoli, quindi ancora una volta al 13 e al 54, ma in forma grafica, quindi in forma di disegno. L'attività, appunto, ha come scopo quello di associare momenti della vita reale agli articoli della parte prima del testo costituzionale, quindi un primo approccio anche alla Costituzione, ma in maniera un po' più semplificata, insomma, più giocata. I mazzi stessi, appunto, dicevano, possono essere prodotti dai ragazzi e dalle ragazze stesse. Anche in questo caso ci sono più di una fase per la realizzazione di questa attività, ovvero una prima fase di associazione, quindi di carta articolo e carta immagine, articoli che ovviamente possono essere alla necessità semplificati in forma testuale. E si prosegue poi, una volta organizzata questa associazione, che poi può essere, appunto, vi dicevo, una varie modalità per gestire questa attività, può essere fatta anche attraverso l'utilizzo delle regole del memory e così via. Cosa succede? Una volta che vengono associate carte articolo e carte immagine, il docente, il facilitatore, assegna due o tre articoli a seconda appunto della complessità, ancora una volta, che si vuole dare all'attività, al target e così via, a coppie di studenti e studentesse. Si prosegue quindi poi con il gioco, diciamo, del rubarticolo, che poi è il rubabandiera. Quindi il docente chiama un articolo, l'articolo appunto qua nella foto è l'articolo 49-42. La coppia di studenti e studentesse alle quali era stato attribuito questo articolo corrono, insomma, verso l'insegnante e gli verrà attribuito un punteggio positivo se raggi per a chi raggiunge prima, insomma, il docente, ma soprattutto a chi saprà raccontare il contenuto dell'articolo, appunto, che era stato selezionato, poi eventualmente può essere integrato dai compagni e così via. Concludo questa rapida carrellata, insomma, di attività che vi portavo ad esempio con un'attività del modulo 4, quindi sulla partecipazione, sulla componente della partecipazione. L'esempio che vi riporto, anche questo a mio avviso interessante, è quello della microprogettazione in un intervento civico, quindi in questo caso gli studenti e le studentesse si cimentano con il principio di sussidiarietà, quindi col porre in essere azioni di interesse generale per la comunità politica di riferimento. L'attività di fatto è una progettazione di un intervento con gli stessi strumenti della progettazione stessa, quindi queste carte. Input, queste carte che facilitano la costruzione del progetto che vedete, diciamo, nella prima immagine, riguardano le carte contesto, carte problema, carte soluzione, con chi, insomma, con chi posso chiamare, insomma, ad aiutarmi nella progettazione di questo intervento. Anche in questo caso si può prevedere la
distribuzione di queste carte a gruppi di studenti della stessa classe, quindi per fare in modo che vengano costruiti dei progetti, grazie appunto all'utilizzo di queste carte, diversi all'interno della stessa classe, che poi saranno presentate da un referente per gruppo all'intera classe e poi con un esercizio, diciamo, di deliberazione di voto, si potrà poi votare il progetto che eventualmente piace di più oppure che si ritiene più necessario, insomma, attuare rispetto appunto al contesto classe, al contesto scuola. Eventualmente e auspicabilmente, e devo dire che nella maggior parte dei casi, nella nostra esperienza è avvenuto, si conclude insomma il laboratorio stesso e questo modulo appunto con la formalizzazione dell'intervento, ovvero in questo caso con l'effettiva realizzazione dell'intervento. Questa a destra che vedete è appunto fotografa la fase conclusiva di questa attività. Laddove questa classe di un liceo scientifico di indirizzo sportivo di Napoli, il liceo Renato Cacioppoli, ha realizzato un intervento appunto nella palestra della propria scuola, invitando peraltro dei referenti di associazioni che aveva conosciuto durante il percorso appunto del laboratorio di cittadinanza. In particolare si trattava dell'associazione Retake di Napoli, e ha realizzato appunto questo intervento a scuola di recupero della propria palestra e di creazione addirittura quindi di questo logo che vedete alle loro spalle relativo al liceo. Non c'è il tempo insomma di raccontare tutto il percorso, ma eventualmente vi rimando al nostro sito fondaca.org, dove c'è un video racconto peraltro dei ragazzi stessi di questo intervento, che a mio avviso è interessante e sicuramente raccontano meglio di quanto non abbia fatto io il processo e quindi la conclusione dello stesso. In sintesi, quindi, per darvi delle dritte, dei suggerimenti rispetto alla programmazione di un percorso didattico in tema di educazione civica, di cittadinanza, di educazione alla cittadinanza, vi riporto qui i cinque criteri, i cinque suggerimenti, insomma, che vi lasciamo, che sono un po' appunto come dire, le caratteristiche, il minimo comune denominatore dei nostri interventi, di tutte le nostre attività che si inseriscono nei moduli del nostro laboratorio. I criteri, quindi, i suggerimenti sono quello di innanzitutto adottare un quadro di riferimento teorico chiaro e definito. Questo è il motivo per il quale ho iniziato il mio intervento riprendendo un po' le file, un po' da lontano sull'educazione civica. C'è bisogno insomma di chiarezza, di sistematizzare qualcosa che, ripeto, nelle scuole, nelle classi si è sempre fatto in qualche modo, ma c'è bisogno di avere un approccio sistematico, di approcciarsi in modo sistematico a questo insegnamento. Avere un quadro di riferimento ci permette di selezionare le tematiche che vogliamo affrontare con i nostri studenti, quindi ad esempio nel caso dell'osservazione del proprio quartiere, appunto, abbiamo selezionato la tematica dell'appartenenza in chiave di identitaria, quindi dei luoghi. Quindi esattamente so dove inserirmi all'interno di quella componente, all'interno del dispositivo, dove inserirmi all'interno del dispositivo della cittadinanza, e ci permette anche di riscrivere insomma tutto ciò che emerge poi dalla discussione in classe degli studenti all'interno dello stesso quadro insomma teorico. Il secondo suggerimento è quello di collegare i temi della cittadinanza all'esperienza quotidiana, quindi chiediamo un po', cioè vi suggeriamo di adottare come punto di osservazione quello dei ragazzi, tendenzialmente i ragazzi e delle ragazze, i vostri studenti, perché questo favorisce l'apprendimento, ma favorisce soprattutto il coinvolgimento degli stessi a queste attività. Il terzo criterio, il terzo suggerimento è quello di formalizzare conoscenze e atteggiamenti maturati, e questo appunto
significa non soltanto prevedere dei momenti di restituzione collegiale, insomma, al termine di ciascuna attività, che poi peraltro credo che emerga un po' dai nostri racconti, può essere svolto anche nel corso di più incontri, però al termine dell'attività è bene appunto fare questo, avere questo momento di riservarsi un momento di restituzione, ma soprattutto al termine del laboratorio stesso, quindi del percorso stesso. In genere, infatti, i nostri laboratori si concludono sempre con la produzione di un output, di un prodotto che, come avete visto prima, è un intervento civico, ma spesso è, per esempio, il momento in cui questi laboratori si sono inseriti nella proposta di didattica a distanza sono diventati come dire, progetti divulgativi, dei prodotti divulgativi oppure prodotti artistici e così via. Il quarto suggerimento è quello di alternare momenti di lavoro individuale a momenti di lavoro di gruppo, e questo perché ovviamente le prese di posizione, diciamo, nascono come individuali, ma è bene che queste vengano condivise all'interno del gruppo con gli altri colleghi e con le altre colleghe. Ed infine, un suggerimento, diciamo, questo che nasce dall'esperienza, oltre che dalla ricerca, insomma, sul tema, è quello di inserire elementi di gioco, un po' perché, diciamo, è una strategia educativa quella del gioco, oppure di caratterizzare le attività con delle regole, appunto, del gioco, che poi peraltro ci permettono di aprire tutta una serie di parentesi rispetto al funzionamento della cittadinanza democratica stessa, ma soprattutto, ancora una volta, rispondono a quelle esigenze, diciamo, di maggiore coinvolgimento. E quindi, a seconda poi del contesto al quale facciamo riferimento, del target, perché ovviamente trasversale a questi criteri, a questi suggerimenti, c'è quello di approcciarsi alla educazione civica, come poi alle altre materie e tematiche, facendo un'analisi del contesto con il quale poi lavoreremo, quindi non soltanto rispetto al gruppo classe, ma anche alle possibilità che abbiamo in generale, e quindi a seconda appunto del target, favorire momenti di cooperazione piuttosto che di competizione e così via. E con questo, diciamo, io ho concluso. Eventualmente, per ulteriori informazioni, vi rimando appunto al sito di Fondaca, dove trovate non soltanto il video dell'esperienza di intervento civico che vi raccontavo prima, ma anche altri riferimenti ai nostri laboratori, oppure eventualmente di iscriverci a questo indirizzo, home@fondaca.org. Io ho concluso. Bene, Roberta, grazie. Eh, A te. sicuramente, sicuramente nel tuo intervento ci sono state delle indicazioni molto pratiche che penso possano servire da spunto ai docenti che stanno seguendo oggi e a quelli che vedranno poi successivamente la registrazione. Sono arrivate delle domande, però appunto le riserviamo alla fase finale. Adesso quindi lascerei la parola ad Amélie e a Maria, e anche loro ci faranno vedere qualcosa di estremamente pratico da poter utilizzare nelle classi, collegato ad un tema rilevante per l'insegnamento dell'educazione civica, presente anche nelle linee guida ministeriali, che è appunto l'Agenda 2030. Quindi lascio la parola a loro. Grazie Alessia. Prima di tutto vogliamo introdurci. Io sono Amélie, è qui con me. Maria, sono io. Ciao. E noi rappresentiamo un brain trust, un gruppo di persone che si chiama Future. Siamo varie persone con vari background e lavoriamo tutti nell'area di sostenibilità, con un focus particolare sull'educazione alla sostenibilità e verso le Sustainable Development Goals, gli obiettivi globali. E come ha detto Alessia, vogliamo suggerire o condividere con voi un strumento per insegnare gli obiettivi globali in un modo innovativo e adatto per gli studenti. Come ci ha spiegato Roberta, questo obiettivo verso diciamo, uno dei pilastri nell'educazione civica è questo proprio verso gli obiettivi globali. E tutto questo è nato, diciamo, l'idea di sviluppare questo strumento è nato ovviamente con l'introduzione, in parte è nato con l'introduzione dell'educazione civica e questo pilastro
che include l'argomento l'Agenda 2030. Noi che lavoriamo anche molto, diciamo, a livello internazionale, non siamo italiani, viviamo in Italia, ma non siamo italiani, lavoriamo molto a livello estero su questi temi. Visto che questo tema, diciamo, l'argomento dell'Agenda 2030 e il sviluppo sostenibile è un tema internazionale che ovviamente tutti i sistemi di educazione nel mondo devono confrontare, con anche materiali e informazione dedicati a bambini. I bambini ci sono, però ci sono anche in varie diverse lingue, visto che comunque è una cosa che gestisce le Nazioni Unite. Però il punto è che spesso questi prodotti o materiali, visto che vengano presentati o sviluppati per il mondo intero, non sono adatti alla realtà in quale dove si trovano i bambini, In in Italia, esatto, in questo caso. E per questo l'impatto, diciamo, il coinvolgimento e l'effetto che questi materiali riesce a creare nell'ambiente scolastico spesso viene limitato per questo punto. Allora, noi abbiamo voluto rispondere a questa necessità e bisogno di materiali su questo tema che corrisponde a questa mancanza di materiale adatto al contesto italiano e anche trovare un modo innovativo a farlo. Con questo, diciamo, un po' background, è nato, diciamo, il progetto Global Goals Kids Show Italia, che ha praticamente come due obiettivi o due scopi, è di trasmettere il messaggio degli obiettivi globale in un modo creando ispirazione, diciamo, creare un interesse per stimolare la conversazione in scuola, diciamo, la conoscenza di questi obiettivi, per arrivare a responsabilizzare i studenti di vedere il loro ruolo e le loro, diciamo, responsabilità e possibilità di usare le loro voci e creare nuove azioni sia da soli, sia a scuola con la scuola, sia a casa con la famiglia. E ovviamente l'obiettivo era di rendere questo strumento accessibile a più bambini, insegnanti, formatore, a famiglie possibile, che vuol dire renderlo un strumento accessibile gratis a canali online. Allora, il spettacolo è nato con una idea che abbiamo osservato in Svezia, dove un'agenzia di comunicazione strategica ha sviluppato il Global Kids Show Svezia. Allora, ispirato di questa idea, però abbiamo dovuto cambiarlo abbastanza. Abbiamo ovviamente anche dovuto mettere come si dice, presentatrice, che comunque abbiamo capito che è molto importante che sarà, che diciamo chi è la persona, perché i bambini giovani deve poter Presentare. rappresentarsi, esatto. Allora abbiamo dovuto ovviamente cambiare anche la presentatrice. Però il pubblico, diciamo, a chi si rivolge queste puntate, sono 17 puntate, uno per ogni goal, sono da bambina a 5 a 10 anni. Questo è rimasto. Allora, tutto il linguaggio, tutto, le grafici, la velocità, è stato, sviluppato basato su questa fascia di età. Una delle sfide che abbiamo confrontato nel team del team di persone che hanno sviluppato il contenuto era di trovare il giusto equilibrio entre comunque tematici serie, che alcune volte fanno anche paura, trovare l'equilibrio entre queste cose e anche la voglia di partecipare, di sentirlo vicino, no? Allora abbiamo confrontato. Dovuto trovare, diciamo, equilibri di tutti i vari forzi informazione per arrivare a quello che era il scopo di proprio creare, far nascere una volontà di capire di più e attivarsi e anche attivarsi attraverso la scuola e le famiglie. A livello di promozione, ogni anno, diciamo, uno delle partner principali in questo progetto, che era ASFIS,
un'organizzazione basata a Roma che lavora Sulla sostenibilità. sulla sostenibilità, esattamente, che lavora molto in stretta collaborazione con il MUIR e anche con INDIRE, Scuola 2030. Hanno lanciato questo Global Goals Kids Show durante il Festival di Sviluppo l'anno passato, che invece di essere in maggio come normalmente è stato spostato a fine ottobre-novembre l'anno scorso online. L'hanno presentato lì, adesso tutte le puntate sono disponibili alle pagine online di tutti i partner, che sono ASFIS, sono Fondazione Garone, i vari, diciamo, i RAI ragazzi, i RAI sociale, anche da noi e Win3. E da gennaio, diciamo, è già partito su ogni giorno su Rai Yoyo, mostra proprio Carolina Benvenga, la presentatrice, mostra una puntata inserita nella loro programmazione, o come si dice normale. E come diceva anche sulla pagina Scuola 2030, che è una collaborazione tra INDIRE e ASFIS, anche lì si trova queste puntate. Allora, adesso quando il tool è stato costruito o l'strumento è stato costruito, noi come Future stiamo lavorando sia con partner, diciamo, nel passato, ma anche identificando partner nuovo per ovviamente far sì che questo strumento venga utilizzato e avrà l'impatto più alto possibile. E per questo abbiamo iniziato noi insieme con altre organizzazioni a utilizzarlo supportando maestri in varie classi per noi di poter avere feedback di che cosa serve, di che cosa manca, e avere idee di come costruire una lezione attorno di queste puntate. Anche ogni puntata inizia con un introduzione con la stessa introduzione dell'Agenda 2030, così una puntata può essere usata come si dice, da sola, Indipendentemente indipendentemente. l'evento, autonomo. Esatto, tu puoi scegliere di usare solo una senza perdere qualche tipo di informazione di introduzione. Allora, solo per darvi un'idea, adesso stiamo sviluppando su una scheda di progettazione dove attorno di queste puntate. Per ogni puntata creiamo una scheda di progettazione dove un po' anche come ha parlato Roberta, vogliamo inserire un momento di gioco introduce, diciamo, l'argomento che dopo si guarda il video e dopo si fa riflessione e attività in classe. Su queste schede facciamo anche un'introduzione a proprio la materia, diciamo, dell'obiettivo, del tool, la metodologia, l'Agenda 2030 e per chi che vuole anche, diciamo, approfondire la tema, facciamo anche idee per compiti a casa, diciamo, sottolineando il triangolo, diciamo, scuola, casa e bambino. E tecniche per facilitare le condivisioni con le famiglie. Vogliamo anche inserire idee per misurare e valutare l'impatto, che è una richiesta dentro l'educazione civica. Però noi, ovviamente, siete voi, maestri, formatori e docenti, che sapete molto meglio la situazione in classe e che co come potrebbe essere utile questo tool, e che cosa manca per renderlo praticabile proprio in una classe. Allora vogliamo, se è possibile, chiedere anche il vostro, diciamo, input per creare nuove idee e prodotti attorno di questo strumento online gratis. E per saperne di più, si potrebbe scrivere a me, Amelie, a future.se, per qualche idea, domande, chiarificazione di come trovare altre domande che purtroppo non siamo riusciti a presentare qui, siamo alla vostra disposizione. Per finire, vogliamo mostrare uno di queste puntate, sono tutti più o meno 3 a 5 minuti, e vogliamo mostrare la puntata 4 che parla di educazione. Allora, do il via alla regia.
Ambra, grazie. Obiettivi globali. Il mondo è grande e ci sono molti paesi diversi dove si parlano lingue diverse, dove si vive in modi diversi da come siamo abituati noi, anche se condividiamo lo stesso pianeta, la Terra. Dunque, dobbiamo imparare a prenderci cura di noi stessi, degli altri e della nostra casa, la Terra. Ed è per questo che i paesi che si sono riuniti nell'Organizzazione delle Nazioni Unite attorno a un grande tavolo hanno discusso su come risolvere i problemi del mondo. E così hanno creato l'Agenda 2030 e i suoi 17 obiettivi globali. Globali vuole proprio dire che riguarda tutto il globo, tutto il mondo e le persone che lo abitano, proprio come te. Gli obiettivi globali servono per trasformare la Terra in un posto migliore in cui vivere, per tutti e per tutte. Il quarto obiettivo dell'Agenda 2030 parla della scuola. Andare a scuola è importante, lo sappiamo, vero? A scuola impariamo tante cose utili e importanti e impariamo anche a stare con gli altri. Lì possiamo incontrare i nostri amici, le nostre amiche e giocare insieme durante la ricreazione. Ma non tutti imparano facilmente e nello stesso modo e può capitare di sentirsi soli a scuola. Cosa puoi fare tu? Se ci pensi, c'è sicuramente qualcosa che sai fare facilmente. I conti, disegnare, correre. Allora perché non farle insieme a chi le trova più difficili? E magari la prossima volta sarà proprio lui o lei ad aiutare te. Così sapremo fare tutti di più e meglio, divertendoci. Mi raccomando, bambine e bambini, vi aspetto per scoprire insieme il prossimo obiettivo globale dell'Agenda 2030. Ciao! Obiettivi globali. Obiettivi globali anche per te. Insieme quanti siamo tanti, ci stringiamo forza, tutti uniti ci miglioreremo. Ora c'è da fare, ora non mancare, vieni, dai una mano alla nostra terra. Obiettivi globali, cosa sono? Noi in tutto il mondo uguali, che tesoro. Grazie, grazie Amelie e Maria. Potete attivare le vostre webcam, non vi vedo. Eccovi. Grazie, per un attimo ho temuto che fosse successo qualcosa al mio PC. Grazie, allora vi faccio subito una domanda, visto che è strettamente connessa a quello che avete presentato. I video sono disponibili chiaramente sul sito della vostra organizzazione e anche su YouTube, mi chiedevano i docenti. Basta cercare Global Kids Show, immagino. No? Sì, si cerchi su YouTube, si trova su quelli della pagina YouTube di ASFIS. Ok, perfetto. Allora, grazie, perché sicuramente può essere uno strumento per il target magari di bambini e bambine un po' più piccoli, sicuramente un ottimo spunto da cui partire per realizzare poi delle altre attività in classe. Adesso, prima di passare alle domande, in realtà anche io volevo condividere qualcosa oggi con i docenti che stanno seguendo. E in particolare una proposta sempre legata all'educazione civica che sta portando avanti Save the Children, diciamo per la fascia un po' più grande. E quindi siamo per le secondarie di primo e in particolare di secondo grado. Si tratta di alcune attività che sono in realtà proposte dal Movimento Giovani per Save the Children e possono essere appunto realizzate nelle ore di educazione civica e allo stesso tempo possono anche essere dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, quindi diciamo la vecchia alternanza scuola-lavoro. Si tratta di tre percorsi. Uno è proprio legato al movimento sottosopra, quindi al movimento Giovani per Save the Children, che coinvolge i ragazzi e le ragazze tra i 14 e i 22 anni,
Ci sono già dei gruppi cittadini, sono 18 gruppi in 15 città e quindi c'è la possibilità di partecipare attivamente a questo movimento. Poi nella chat comunque vi inserirò anche tutti i riferimenti sul sito, insomma, i vari approfondimenti che potete fare online. L'altra possibilità è quella di partecipare invece al progetto Under Radio. Under Radio può essere seguito sia da una scuola che ha già una radio scolastica oppure da una scuola che è interessata a realizzare la propria radio e le caratteristiche sono le stesse, quindi sia ore di cittadinanza sia PCTO, scusate, ore di educazione civica e nel caso specifico si tratta di un lavoro fatto sulla cittadinanza digitale e sulla capacità di esercitare consapevolmente i propri diritti online e offline utilizzando lo strumento della radio. La terza proposta, infine, è la partecipazione a Change the Future. Si tratta di una piattaforma, un ecosistema digitale per i ragazzi tra i 14 e i 23 anni che ha un focus specifico sui diritti e sull'Agenda 2030 e può essere per i ragazzi e le ragazze che partecipano un'esperienza di giornalismo e di partecipazione civica digitale. Quindi, come dicevo, vi inserirò poi in chat i vari riferimenti e invieremo comunque anche con l'email che riceverete i prossimi giorni qualche approfondimento. Non ho terminato. Perché oltre a queste che sono, diciamo, delle proposte per i ragazzi e le ragazze, volevo insomma, proporvi anche una formazione che Save the Children sta realizzando in maniera specifica, quindi per voi docenti. È una formazione sempre in formato webinar, a scuola OnLife, diritti e partecipazione civica digitale. E Save the Children lo organizza in collaborazione con la cooperativa EDI e con il CREMIT, che è il centro di ricerca sull'educazione ai media e all'innovazione e alla tecnologia. Si parte domani, in realtà il primo appuntamento è già domani, anche in questo caso inserisco il link nella chat. È un percorso formativo per i docenti di ogni ordine e grado. Per sviluppare una didattica innovativa e partecipativa con un focus specifico sul digitale e, visto che una delle collaborazioni è proprio con Under Radio, anche attraverso l'uso dello strumento radiofonico a scuola. Infine, ultimissima cosa, vi propongo di partecipare ad un momento formativo. Cambiamo tema in realtà, parliamo completamente di altro adesso, sulle modifiche che ci sono state sulla valutazione nella scuola primaria. La professoressa Elisabetta Nigris dell'Università di Milano Bicocca è disponibile giorno 21 gennaio dal 17 al 18:30 per fare una formazione specifica su appunto quali sono state le modifiche nel sistema della valutazione alla scuola primaria. Sottolineo che la professoressa Nigrit è stata la coordinatrice del gruppo di lavoro al Ministero. Probabilmente qualcuno di voi ieri avrà anche provato oppure ha direttamente partecipato al primo webinar che c'è stato. Se siete interessati, potete scrivere un'email alla email che abbiamo condiviso più volte, educazione@savethechildren.org. Per iscrivervi, perché c'è un limite nella partecipazione, possiamo far partecipare solamente 300 docenti, chiaramente per riuscire a favorire un po' di più anche lo scambio e l'interazione. A questo proposito, se volete partecipare e su questo tema avete già delle domande o degli argomenti da proporre, potete scriverli nell'email con cui fate la registrazione, così abbiamo già un po' di elementi per indirizzare la conversazione. Chiudo con queste informazioni e passo appunto alle domande che sono arrivate nel corso del webinar e se avete altre potete comunque continuare ad usare la chat per farle. Allora, a Roberto volevo chiedere, non io chiaramente, però insomma mi faccio portavoce, come vivono gli studenti l'elemento della partecipazione? Quindi, quando si passa all'intervento civico,
quali sono le loro reazioni rispetto alla realizzazione di qualcosa di concreto e poi diciamo al passaggio da quello che può essere un insegnamento più classico in cui magari anche con una metodologia più innovativa, più giocosa, ma di fatto apprendo ad un momento invece in cui sono protagonista e quindi devo effettivamente fare. Quali sono state nella tua esperienza i punti di forza e i punti di debolezza di quel momento? Di quell'approccio. Vado? Rispondo adesso? Ok, allora, come si dice, bella domanda, perché nel frattempo ci sto pensando. E dunque, nella nostra esperienza, dicevo, la progettazione in genere è limitata all'ambiente scolastico. Questo ci permette, diciamo, di limitare un po' i punti negativi. Che cosa significa? Che ovviamente nel momento in cui si progetta un intervento, e quello, diciamo, è un'attività di per sé, quindi la progettazione di intervento, dare loro degli strumenti per progettare un intervento è comunque un'attività a sé stante, interessante e complessa di per sé. Tendenzialmente lo scopo, comunque il ruolo del facilitatore e dell'insegnante dovrebbe essere anche quella di indirizzare gli studenti verso un intervento che possa essere effettivamente realizzato e che quindi non abbia quelle caratteristiche, diciamo, di impossibilità di realizzazione, in modo che effettivamente i ragazzi non si sentano neanche poi limitati, insomma, nella propria azione. Quindi appunto di nuovo si fa un'analisi di contesto rispetto anche al materiale che si ha a disposizione. Quando noi abbiamo realizzato quell'intervento che vi raccontavo, abbiamo avuto, no, dei momenti di impasse rispetto a degli strumenti che non avevamo e che ci sono stati messi poi a disposizione da Retake Napoli, quindi da associazioni che gli studenti avevano incontrato, oppure è stato fatto dagli studenti stessi un crowdfunding interno alla scuola e poi anche esterno per raccogliere il materiale, per esempio per la realizzazione del logo, insomma, del murales. È un'attività appunto che serve agli studenti anche ad assumersi delle responsabilità e a lavorare in gruppo, quindi con una definizione pure di ruoli. Questo dipende appunto, ripeto, molto, molto da loro, molto anche dal target. In questo caso era un liceo, quindi erano ragazzi che si volevano un po' anche sperimentarsi con un intervento un po' più concreto, ma ben costruito e complesso. In altri casi abbiamo realizzato degli interventi più limitati, ma comunque appunto il suggerimento è quello di evitare che si pensino a degli interventi fuori dal tempo, fuori dalle possibilità, e che poi, in modo che si possano effettivamente realizzare. Certo, grazie. Io sì, sono molto d'accordo, soprattutto anche sulla fattibilità degli interventi, perché il rischio è quello poi di creare, diciamo, di entrare in un vortice di frustrazione che sì, inevitabilmente demotiva. Poi risolte, sì. Giustissimo, sì. Invece, una domanda per Amelie e per Maria. Una docente chiede, in base alla vostra esperienza, quali sono state le principali reazioni dei bambini che hanno visto questi video, quindi in che modo hanno reagito e in che modo magari hanno anche rielaborato i messaggi che ci sono nei video. Io posso iniziare a dire un po' la nostra esperienza durante il sviluppo del prodotto e dopo Maria chissà può raccontare un po' uno delle pilot cases, una delle scuole dove abbiamo fatto un intervento, diciamo creato una classe al torno del una puntata. Noi abbiamo avuto un gruppo, diciamo, di bambini di varie età entro quella fascia d'età si chiama il pubblico a quale doveva essere mostrato a 5-10 anni, che in continuazione ha guardato il sviluppo delle puntate per capire, diciamo, per dire varie cose che è stato commentato e la velocità, diciamo, comunque abbiamo discusso un po' sulla età dei bambini, no? Perché alla fine un bambino di 5 anni, come sapete meglio di noi, è molto diverso da un bambino da 10 anni, no? Anche la velocità come viene comunicato, i messaggi, velocità come vengono cambiate le immagini, eccetera, eccetera, no? Però abbiamo cercato lo stesso a mantenere la distanza di età per dopo
entrare nel dettaglio come usare questo video quando il bambino chissà ha 5 a 7 anni e quando ha 8 a 10 anni. Infatti queste schede didattiche che stiamo sviluppando lo stiamo creando in due versioni diversi, uno per la fascia di 5 a 7 no, 5 a 8 e l'altro a 8 a 10, 9 a 10, esatto. E lì proprio le attività che si crea, il modo come si riflessiona e si crea le attività anche a portare a casa, passato su questa puntata, diciamo, ovviamente prende questi differenze dell'età dei bambini in considerazione, no? Però tu, chissà Maria, si racconta un po' proprio per avere la reazione dei bambini? Un pilota, cioè un progetto che abbiamo recentemente, l'abbiamo presentato ad una scuola a Milano, un po' fuori Milano, ma comunque noi siamo basati su Milano, l'abbiamo fatto sempre online, come sappiamo non si può fare in presenza, ed era una classe che avevano 9 anni, quindi era una terza, credo, una terza. Elementare, ed abbiamo, come avete visto i video, un esempio del video è abbastanza divertente, è abbastanza portata di mano dei bambini ed erano abbastanza incuriositi di questo. Li abbiamo fatto intorno a questo dei esercizi sull'acqua, la vita non solo sotto applicandolo sul loro quotidiano, e questo è importante. Questo è quello che diceva Amelie, che stiamo lavorando anche sulle schede, che noi crediamo che questi video su questi puntati sono un strumento, una parte di un, come dire, pacchetto che può tutto insieme servire per informare, per far capire meglio, per entusiasmare e per divertire i bambini, i ragazzi. E questo perché crediamo molto nel anche fatto, cioè credo anche i studi che dicono che tramite il divertimento anche i bambini imparano, non solo, no, come dire, solo cercando di dargli informazione solo andata, come dire, solo a un'unica direzione, ma anche farli partecipare. E quindi in quella sessione siamo riusciti anche a renderli partecipi nel che poi il nostro obiettivo era che si portavano anche questo messaggio a casa, perché per noi sembra importante che non finisce in classe quello che gli esercizi che vanno fatti, che però vanno diffusi, che il bambino, il ragazzo è abbastanza talmente come dire, entusiasta di quello, lo capisce bene, capisce che può essere un cittadino attivo lei stessa e continuare un lavoro che si continua, quindi sia informativo che divertente, che come diciamo in inglese call to action, che sei chiamato a fare un'azione, puoi fare, cioè quello che tu fai può fare una differenza piccola, ma se la facciamo tutti arriviamo a un impatto importante. Poi abbiamo avuto il loro feedback e, come dire, dovevano darci le parole, erano tutti molto entusiasti, sentire la voce, ed era una bellissima sessione. Eccoci. Grazie, grazie. Alessia. Grazie, grazie a voi. Intanto ho anche messo sempre nella chat il link al sito dell'ASVIS, dove ci sono tutte le puntate, in modo che insomma poi anche i docenti possono trovarlo lì. Perfetto, grazie. Allora, Roberta, un'altra domanda per te. Se c'è qualche attività che avete sperimentato, o magari qualche attività anche di quelle che hai presentato, sperimentata in un contesto di classe o comunque di gruppo di ragazzi e ragazze particolarmente multiculturale, dove magari c'erano anche delle, diciamo, delle criticità all'interno della classe rispetto alla convivenza, diciamo, fra tutti gli studenti. Oppure se hai qualche esempio, ecco, qualcosa che ti viene in mente che potrebbe essere utilizzato. Sì, stavo pensando rispetto alle attività che abbiamo realizzato, è successo che ho presentato per la verità, è successo che una volta abbiamo fatto questa visita al quartiere, poi che era il quartiere insomma di residenza della maggior parte degli studenti, e poi dove si trovava l'edificio scolastico.
abbiamo realizzato invece un incontro successivo, un'attività chiamata Sono io lo straniero, qualcosa del genere, era stata ideata dagli stessi giovani, dagli stessi studenti, dove ci hanno portato invece a visitare il quartiere di residenza del paese di origine, insomma, proprio, oppure dei genitori di studenti stranieri in quella classe. Quindi è stato interessante anche in quel caso rilevare degli elementi, diciamo, legati all'identità, alla personale, insomma, di questi studenti, anche semplicemente da una visita, diciamo, su Maps, cosa che peraltro ora purtroppo stiamo facendo anche per le visite nei quartieri italiani, data, insomma, la necessità di didattica a distanza. Un'altra attività che non so se è diventata un po' obsoleta per l'utilizzo di questo testo, ma che però può essere ancora una volta applicata da testi diversi, è un'analisi della canzone Cara Italia di Gali. E anche in quel caso è stato divertente, insomma, analizzare con gli studenti e cogliere un po' i diversi approcci, insomma, alla cittadinanza, all'identità, all'appartenenza e, per la verità, aprire anche a grandi temi come lo Ius Sanguinis e Ius Soli, quindi a partire da un semplice testo di una canzone che però forse Gali, ripeto, è un po' old style al momento, però sicuramente ci sono altri testi, altre canzoni che possono essere appunto portate in classe e si può fare diciamo, un esercizio del genere. Comunque ce ne sono insomma varie di attività, queste sono un po' le prime che mi vengono in mente. Ok, allora avrei un'ultima domanda sempre per Roberta, però ovviamente se anche voi avete delle esperienze potete condividerle. E quindi un grande tema, l'abbiamo visto anche proprio dalla formazione di cui vi parlavo prima, e che comunque è un tema molto sentito dai docenti, è quello della valutazione. L'educazione civica, appunto, è essa stessa oggetto di valutazione. Ci sono degli strumenti che possono essere utilizzati anche per facilitare il ruolo del docente in questo senso, o degli indicatori che possono essere utilizzati dal docente. Avete dei suggerimenti anche in questo senso, anche un'attività molto pratica. Non so, Roberta, se poi voi magari facevate un momento finale di autovalutazione oppure di valutazione di gruppo, insomma, se avete dei suggerimenti anche in questa direzione. Sì, rispondo io prima di lasciare magari anche ad Amelia e Maria la parola. E noi in realtà non entriamo nel merito della valutazione scolastica, però diciamo c'è a seconda anche dei casi, perché poi ci applichiamo questo, diciamo, questo laboratorio con le sue varie possibilità alla classe che abbiamo avanti. Quindi a seconda anche dell'esigenza del docente, dell'esigenza del gruppo classe, eccetera, c'è un intreccio più o meno forte con la didattica. Quest'anno, ad esempio, abbiamo progettato tutta una serie di laboratori che si inseriscono appunto nell'ottica, diciamo, dell'insegnamento e dell'educazione civica, per cui ciascuno dei nostri interventi che rientrano in questo dispositivo della cittadinanza è affidato alla presenza in video o meno, in presenza fisica, del docente della materia di riferimento. Quindi facciamo, per dire, educazione alla cittadinanza digitale con l'insegnante di educazione tecnica, oppure non so, l'attività sul quartiere con l'insegnante di storia e geografia, insomma, una cosa del genere, e in questo modo, diciamo, aiutiamo i docenti, poi il collegio, insomma, dei docenti, aiutiamo a valutare poi il percorso nella sua totalità. Per noi uno strumento di valutazione è appunto la partecipazione, il coinvolgimento nelle varie attività, soprattutto poi nella fase conclusiva del laboratorio stesso. E bah, questo volevo dire un'altra cosa, ma me ne sono completamente dimenticata. Se mi viene, lascio la parola, magari poi se mi viene qualche altra cosa lo dico. Ok, non ti preoccupare, non ti preoccupare. Grazie.
Amelie Maria, non so se, visto che è una domanda, diciamo, trasversale questa, se anche voi avete un No, possiamo contributo. diciamo, solo aggiungere che anche noi, diciamo, nelle nostre conversazioni e esperienze con le maestre e anche diciamo, altri attori, anche editrici di libri scolastico, abbiamo notato che ovviamente c'è una mancanza diciamo, di chiarezza su questo tema, no? Dici, come misurare e valutare. Allora, è una delle ragioni perché nel nostro altro progetto che stiamo sviluppando, le schede di progettazione, vogliamo inserire proprio una parte dove si parla di idee per misurare e valutare. E lì anche noi vogliamo contribuire, diciamo, con il fatto che dobbiamo essere molto chiaro sulle va veramente cosa vuol dire l'impatto, nel senso che adesso siamo sotto il tetto di Save the Children e lì anche la conversazione è stata per tanti anni, ok, c'è un output che è una cosa, c'è un impatto che è un altro, nel senso che il fatto di aver seguito una lezione di 1 ora su obiettivi globali non è un impatto. Allora dobbiamo essere molto chiari anche in questo caso, ok. Se il bambino è stato presente, non vuol dire che il bambino è stato ispirato e ha avuto, diciamo, le idee chiare di quanto importante è lui o lei per cambiare il lavoro che sta facendo, diciamo, Italia verso il sistema. Questi aspetti, secondo me, deve essere, o secondo noi, deve essere ovviamente molto chiaro in parallela a dare risposta a tutte le richieste proprio al livello accademico che si pone le maestre e i docenti, no? Essendo se si può dire, un tematica soft, nel senso che su quale non si deve necessariamente studiare, non è che dobbiamo studiare a memoria delle. È importante portare esempi, sì, dalla vita quotidiana, ma anche, essendo anche un tema trasversale, quindi che sarà probabilmente, voi sapete meglio di noi, ma insegnata da maestri di storia, maestri di geografia, cioè, probabilmente, come può essere sentire anche il feedback dai ragazzi stessi, quindi di cercare di capire se hanno capito, fare il link come una connessione tra le tematiche, è una cosa nuova, non, di quale sicuramente c'è anche tantissimo materiale online, credo che può essere del vostro supporto, parlo dei docenti, ad esempio, per aiutare a capire prima voi le tematiche su quali magari alcuni conoscete di più, altri di meno, però per quanto riguarda la valutazione dei studenti è importante capire se loro hanno capito di che cosa si tratta di questi temi e anche a volte magari scegliendo alcuni e approfondendo più di quei, perché alcuni sono un pochettino più, ci sono quelli dei partnership ad esempio, quelli del gender che magari per i più piccoli di 5 o di 6 anni, no, di 6 anni, che è il primo anno elementare, può darsi che siano troppo. Quindi scegliere in base all'età e cercare di capire se loro hanno capito di quello che si è parlato e cosa può aiutarli a darci esempi di cosa possono fare loro. E così capiamo se hanno capito di che cosa si parla o no. Non so Grazie. se avete. Sì. Un'ultimissima domanda per Amelie e per Maria, se è prevista anche una versione, diciamo, per gli studenti delle secondarie, quindi per Bella i più domanda. Sì, no, grandi. noi siamo scrivici su email, così mettiamo un team insieme e lo facciamo partire. No, ma assolutamente senza scherzi. Adesso abbiamo in sviluppo un altro prodotto, ma in cartacea, diciamo, che è verso studenti di università. Diciamo, è adesso non ce l'ho qui come fisicamente, però è più avanzato, diciamo, ma non è grafico, non è televisivo, no? Però ovviamente in questo periodo anche non solo per la pandemia, diciamo, però sarà molto più usato questo tipo di strumento di educazione. Allora, assolutamente lo stiamo valutando. E lo facciamo sapere quando l'abbiamo. Vedremo. Va bene. Sì.
Ci avete Allora, dato io il un'idea. giusto. È una domanda, è venuta dai docenti, quindi è un bisogno, la Brava, brava. rilevazione di un bisogno. Va bene, io vi ringrazio molto, non so se volete ancora aggiungere qualcosa, altrimenti ci possiamo salutare. L'appuntamento che io do ai docenti, anche a voi ovviamente se volete partecipare, è il 2 febbraio, è sempre un martedì, sempre dalle 16:30 alle 18:00. Il tema dell'incontro del 2 febbraio sarà la scuola digitale e come l'apprendimento può essere supportato dagli strumenti digitali. È un tema, ahimè, molto, ancora molto, molto attuale, però sicuramente anche una sfida per quella che può essere la scuola di domani, indipendentemente dall'emergenza. Quindi io vi ringrazio ancora tanto, grazie Roberta, grazie Amelia e Maria per la chiarezza dei vostri interventi. A presto. Grazie Grazie, Alessia, grazie a ciao tutti per Roberto, esserci ciao a con noi. tutti, Ciao, a buona serata. tutti, buonasera.